Beh, abbiamo deciso di fare questa mostra perché, essendo D'Orazio uno degli artisti italiani più rappresentativi della cultura artistica del secondo dopoguerra, una mostra di questo autore non poteva che essere realizzata. Nella tradizione nostra, per quanto riguarda gli autori del secondo dopoguerra, si inserisce questo progetto accanto a quelli che abbiamo già realizzato di Afro, di Burri, di Scialoia, due mostre importantissime, poi Leoncillo, una mostra memorabile, e quindi non potevamo che dedicarci a questo momento straordinario di D'Orazio tra il 63 e il 68, quando lui, dopo il periodo delle famose trame, si allarga alla nuova pittura, come si chiama la mostra, affrontando il cosiddetto campo largo che già era stato praticato negli Stati Uniti. È una mostra che noi abbiamo avuto il piacere, il pregio di realizzare assieme all'Archivio D'Orazio, curata da Francesco Tedeschi, che con grande competenza ha affrontato e proposto il progetto e che quindi ora vede la sua realizzazione nelle nostre sedi della Galleria dello Scudo e della Galleria d'Arte Moderna. Esponiamo una serie di capolavori, molti appartenuti personalmente a Piero D'Orazio, che bene significano i 5 anni di ricerca che culminano nella sala famosa della Biennale del 66, quando lui viene invitato con 21 opere a partecipare. E di queste 21 opere noi abbiamo ora più della metà presenti in questa rassegna veronese. Uscirà un importante catalogo che sarà pubblicato alla fine del mese di gennaio, primi di febbraio, che documenterà tutte le ricerche che sono state fatte in questa occasione, ricerche che sono state svolte negli archivi soprattutto dei musei d'oltreoceano, perché l'avventura di D'Orazio d'oltreoceano è stata veramente significativa. Quindi non siamo che felici di questa cosa, certi che la scoperta di un periodo poco noto di D'Orazio non potrà che riscuotere un grande interesse.